Pier Giorgio Massidda, nuovo presidente del Consiglio Comunale di Monserrato. Cosa significa per lei questa nomina? Ha un significato molto importante. Prima di tutto è per me un grande onore e un privilegio presiedere il Consiglio Comunale, rappresentare tutti i cittadini di Monserrato e rappresentare tutto il Consiglio Comunale, indipendentemente dagli schieramenti. Davanti a me io non avrò maggioranza e opposizione, ma avrò il Consiglio Comunale. Questa giunta che ha presentato oggi Locci ha 4 donne, è la prima volta nella storia di Monserrato. Che significato ha politicamente? Ah, è un messaggio molto importante. Perché in un mondo considerato da sempre maschilista, oggi 4 donne assessore nel Consiglio Comunale sono una grande novità per Monserrato e sono anche un grande valore aggiunto. Quali problemi potranno essere risolti per i monserratini in questa consigliatura? Ma io pongo come primo problema da risolvere quello del piano urbanistico comunale. Questo è fuori discussione, perché Monserrato senza piano urbanistico comunale è un paese bloccato. Perché tu sai bene che l'edilizia è il motore dell'economia e il piano urbanistico, oltre che rimettere in moto il settore della... cioè mette in moto tutta una serie di settori, ma poi consente di rivedere cantieri aperti a Monserrato, che significa fermare la emorragia di giovani che che sono costretti ad andare via da Monserrato per scelte urbanistiche del passato che non si sono preoccupati di questo.